Amici, buongiorno, buon mercoledì, mercoledì 27 di ottobre. Corriamo perché oggi abbiamo quattro ragazzi da ripresentarvi, magari così perché prendete confidenza anche con loro, così riconoscete i loro volti e quando sabato arriveranno sul palco per la loro prima esibizione avete già capito di chi stiamo parlando. Allora, oggi partiamo con Giulia Guidi, andiamo a conoscerla meglio, poi torniamo qua. Vai Renato. Ciao a tutti, mi chiamo Giulia Guidi, ho 17 anni e vengo da Lugo, un paesino in provincia di Ravenna. Nella vita studio al liceo linguistico di Lugo, Gregorio Ricci Curbastro, studio inglese, francese e tedesco. Il mio piatto preferito è la pizza, ma mi piace moltissimo anche il sushi. Lo sport che preferisco guardare in assoluto è il basket, ma mi piace anche molto il motociclismo e il calcio. Il mio film preferito è il Titanic perché lo trovo un film molto romantico. I miei hobby sono cantare, leggere e ascoltare musica. Un mio pregio è che sono una ragazza molto solare, mi piace moltissimo divertirmi, fare uscite con i miei amici, andare a ballare. E un mio difetto è che mi affeziono troppo facilmente alle persone che spesso mi danno delusioni. Una cosa che mi piace tanto appunto è uscire con i miei amici e divertirmi e una cosa che non sopporto sono le persone false, le persone che sparlano alle mie spalle senza conoscermi. Allora, questa era la nostra Giulia Guidi, andiamo avanti. Adesso è il momento di Samantha Ciameni. Spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, Samantha. Non mi sgridare. Vai, Renato. Mi chiamo Ciameni Samantha, ho 18 anni e vengo da Ravenna. Studio all'Università di Bologna. Il mio piatto preferito sono le lasagne. Lo sport preferito da guardare soprattutto è la pallavolo. Da praticare non pratico sport. Il mio film preferito in assoluto è Titanic, il primo film che ho visto in assoluto. I miei hobby sono ovviamente cantare, cucinare. E una cosa che mi piace fare tantissimo è il volontariato. Io sono collaboratrice nell'associazione Terzo Mondo DV da sempre ed è una delle mie passioni. Un mio pregio probabilmente è quello di saper ascoltare le persone, dare consigli. Un mio difetto è la testardaggine e ritardataria. Una cosa che non sopporto è l'ipocrisia, una cosa che mi piace tantissimo, probabilmente aiutare le persone. Per migliorare il mondo probabilmente toglierei tutte quelle persone che non riescono ad avere una mentalità aperta, tutte quelle persone bigotte e chiuse mentalmente. Eccoci qua, non fateci caso perché Renato ogni tanto quando mandiamo i video mi dice una barzelletta, lui amante me, mi ha fatto piangere, mi ha fatto commuovere. Allora, Samantha Ciameni, adesso invece andiamo a scoprire Lucia Traversi. Ragazzi, attenzione a casa, perché dovete imparare di conoscerli bene, i nostri ragazzi. Vai Renato. Ciao, mi chiamo Lucia Traversi, ho 16 anni e vengo da Fratte, un paesino piccolo che è appena passato sotto la provincia di Rimini. Nella vita studio al liceo linguistico Giulio Cesare Manaravalgini di Rimini e studio inglese, spagnolo e cinese e a casa studio da autodidatta coreano. Volevo salutare tutti i miei amici in cinese, Ni Hao, Woman, Peng Yomen. Non ho un piatto preferito, basta che mangi perché mi piace mangiare, quindi mangio tutto. Il mio sport preferito è la pallavolo perché ho giocato appunto a pallavolo per 9 anni, quest'anno per motivi vari ho dovuto lasciare, però mi piace molto guardare la pallavolo e mi piace molto la danza, molti generi, soprattutto hip hop e moderno. Non ho proprio un film preciso, però se dovessi scegliere forse Ghost. I miei hobby sono diversi, palesemente mi piace cantare, mi piace molto molto cantare, mi piace disegnare, mi piacciono tutti i tipi di arte, mi piace sciare e andare in montagna e mi piace molto aiutare gli altri. Un mio pregio è che mi piace molto aiutare le persone, quindi sono sempre disposta a mettere gli altri prima di me
E uno dei miei più grandi difetti è che conta molto il giudizio degli altri, l'opinione che gli altri hanno di me, e tanto da spesso chiudermi in me stessa ed essere molto insicura. Mi piace veramente molto quando le persone sono felici o ridono o per qualcosa che faccio io per loro o per qualcosa fatto da me. Non mi piace la gente cattiva in generale, la gente che pensa solo a se stessa o che pensa a giudicare gli altri prima magari di guardare a se stesso, di pensare quale potrebbe essere il retroscena della vita di quella persona. Per migliorare il mondo farei diventare tutte persone più buone, persone che si aiutano più l'una con l'altra. Degni di nota. E questa è la nostra Lucia Traversi. Ultimo ragazzo di questa giornata, di questo mercoledì 27, è Manuel Liverani. Non so se vi ricordate sabato quel ragazzo che aveva la foto così, che la Cortesi mi ha detto: ehi, lui è meglio avere l'amico che nemico, due braccia proprio. Manuel Liverani, un grande appassionato della musica. Adesso andiamo a sentire qualcosa di lui e poi ritorniamo qui in studio per i saluti. Vai Renato. Ciao, mi chiamo Manuel Liverani, ho 35 anni, vengo da Faenza, il mio soprannome è Manubrio. Manubrio. Nella vita faccio l'operaio, metalmeccanico e lavoro a Faenza. Il mio piatto preferito, come dicono tutti i romagnoli, è la carnassa. Il mio sport preferito è giocare a calcio, faccio l'Andanovic della situazione. Il film preferito è Lo Squalo o tutti i film horror. Il mio pregio è che sono bello. Il difetto è che sono grosso. La cosa che mi piace tanto è cantare e la cosa che non sopporto è il gioco d'azzardo. La musica è quattro lettere, V-I-T-A, vita. Senza di quello sarei morto. Degni di nota. E questo era il nostro Manuel Liverani. Siamo arrivati in chiusura di questo mercoledì 27. Oggi abbiamo scoperto quattro nuovi ragazzi, ne avete già riscoperti 10, dopo tra domani e venerdì gli altri 7 ve li porteremo con molto piacere, perché poi sabato 30, mi raccomando, seconda puntata della nuova edizione Degni di Nota, e i ragazzi cominciano a fare sul serio, perché cominciano le prime esibizioni. Mi raccomando, passate parola, sabato 30, ore 21, canale 14, Teleromagna. Potete seguirci anche in streaming, se magari avete amici che avete informato e non arriva il segnale Teleromagna, ditegli che possono seguirci in diretta in streaming. Allora, grazie a Video Produzione Maltoni, a Teleromagna, a Orogel, da Luca Bergamini e Family, che Family è compresa Novella e tutti i ragazzi. Così vi mando l'abbraccio di tutti quanti, noi ci vediamo domani, mi raccomando, buona giornata. Le edizioni musicali Novalis vi augurano una buona giornata. www.novalis.it Un'altra sigaretta e sono già le 3. In un film americano c'è una che somiglia a te. Sto mettendo a posto tutti i sogni nei cassetti per categoria, tranne quelli che da un po' di tempo mi hai portato via. Cerco nella mia coscienza l'ombra di una prova di chi sono io, ma non trovo che l'indifferenza tra il tuo cuore e il mio. Forse sbaglio e non dovrei pensarci, forse giusto in fondo non saprei, quando la tua mano stringerà quella di un altro lui. Pensami e pensa a quei giorni, a ma rimangono e vorrei accullare le mie
C'è già fatta l'alba nel mio petto, il cuore per dispetto pensa ancora a te. Ne approfitto per andare a letto, ma non sei con me. Forse sbaglio e non dovrei pensarci, forse è giusto, forse non saprei se dirigere il mio cuore stanco verso un'altra lei.